Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano verso Transpotec Logitech, si preannuncia un grande successo, c'è molta attesa e sono tantissimi ancora i problemi in sospeso per quanto riguarda l'autotrasporto e la logistica. La fiera della concretezza potrebbe essere definita il Transpotec 2022. Noi vogliamo essere questo, abbiamo messo intorno al tavolo i protagonisti del mercato e abbiamo scritto con loro quello che è il copione, no? Il copione di una Transpotec Logitech che dal 12 al 15 maggio andrà in scena a Rho, un posto in cui si vedranno i prodotti, in cui si farà formazione, in cui si parleranno di tre futuri, in cui si darà spazio ai giovani, alla tecnologia. Facendo questo abbiamo ottenuto di avere oltre 345 espositori, 15% dall'estero, ma soprattutto l'80% del mercato rappresentato. Alla vostra presentazione erano presenti le associazioni di categoria, molti gli spunti. Si è parlato molto di quello che sta succedendo, dell'attualità, ecco perché la concretezza, la fiera della concretezza. Parlando di quello che sta succedendo, avere una piattaforma di confronto come una fiera è il luogo in cui si possono fare proposte, si possono trovare soluzioni, si può parlare con gli stakeholder politici in maniera concreta, si può parlare all'interno del mercato, lavorare sulla catena del valore e quindi dare risposte concrete. L'esempio di premiare dei giovani che si sono avvicinati alla professione consegnandogli virtualmente la patente da trasportatore vuole essere uno di questi esempi concreti. Cioè facciamo delle cose concrete dove ci sono dei problemi reali. I poli fieristici e la mobilità, i poli fieristici e l'automotive. Quali problemi? Molte rassegne dedicate all'automotive sono finite, sono concluse amaramente, complice anche la pandemia, tutti i problemi che ne sono seguiti. Ma c'è anche un'altra ragione secondo lei, dottor Palermo? Ma bisogna fare delle cose che servono e che guardino un po' quelli che sono i macro trend futuri. Noi investiamo molto anche in questo settore, Transpotec Logitech è una di queste soluzioni. Lanceremo a ottobre Next Mobility Exhibition e quindi parleremo del trasporto to cure, parleremo della mobilità del futuro, della mobilità sostenibile. Parleremo quindi di come e in che modo sta evolvendo, quindi il mercato avrà la possibilità di presentare l'offerta, le associazioni potranno parlare, ci sarà la tecnologia, ci saranno i produttori, ci saranno le dinamiche da un punto di vista di transizione, ci saranno tutte cose che ci consentiranno di avere delle soluzioni pragmatiche, reali, che vanno verso sì gli obiettivi ambiziosi nel 2020, nel 2030, nel 2050, ma lo faremo con singoli passi concreti, con cose realizzabili. Quindi una grande occasione di networking. Assolutamente sì, in fiera si va da networking. Chi di voi non si ricorda quando da piccoli si andava a vedere il futuro, si andava a conoscere i trend? Ecco, noi dobbiamo essere questo. In fiera si va, si guarda l'attualità, si guarda il prodotto, ma si guarda anche al futuro, si guardano i trend e si parla di innovazione.